Milan-Atalanta è esattamente il quarto Milan-Atalanta su questo canale. Il primo finì 2-0 fu l'anno dello scudetto con il gol di Leo Hernandez. Il secondo fu l'anno scorso, sempre 2-0 con gol di Hernandez e di Messias. Un po' più sfortunato è stato quello di gennaio di Coppa Italia. E stasera siamo arrivati, ragazzi, al quarto appuntamento con questa partita, che sta diventando praticamente una delle partite più trasmesse del canale. Signori ragazzi, io oggi faccio un azzardo: scapperà il rigore anche oggi? Sapete che vi dico, secondo me il rigore oggi ci scappa. Tre rigori nelle ultime partite, l'Atalanta l'ha già avuto in Coppa Italia, un rigore secondo me che era più no che sì, nonostante dall'altro lato della medaglia non è che avessimo fatto tanto con la partita. Quindi rigore o non rigore, con un pochino più di impegno potevamo assolutamente almeno portare le supplementari. Oggi è una partita, ma io secondo me una mano 5 euro sul rigorino ce li giocherò. E oggi ragazzi io vi dico anche che mi giocherei il gol di Leao. Mi giocherei il gol di Leao perché ultimamente l'ho visto in forma. Secondo me qualcosa, se non fa gol almeno l'assist lo fa. Non so poi la partita come finirà, magari non vinciamo, magari poi è uno di quei pareggi noiosi, però secondo me oggi Leao qualcosa riesce a fare. Se vi state chiedendo perché la live reaction non è uscita all'orario canonico, ovvero il giorno dopo alle 7 di mattina, vi spiego perché in maniera molto breve, semplicemente perché conciliare impegni lavorativi con impegni calcistici non è sempre possibile. La partita la guardo in diretta, però a volte ragazzi il montaggio del video sapete che mi richiede anche fino a 3 ore e mezzo, è normale che per motivi di terze parti, cioè quindi si possono chiamare, il montaggio richiede più del dovuto perché devo trovare il tempo per farlo. A quel punto inevitabilmente la pubblicazione slitta. La pubblicazione c'è sempre, non vi preoccupate, al massimo slitta, ma c'è sempre, la partita è sempre presente sul canale. A volte magari manca appunto il post partita perché fare tutto non è così easy, proprio se vogliamo dircela senza mezzi termini. Veniamo da due sconfitte in due partite. È vero che la seconda c'è chi osa chiamarla indolore, io tale non la chiamerei perché è comunque una sconfitta nonostante il passaggio del turno, nonostante anche il sorteggio abbastanza direi buono. Sempre sconfitta rimane e la vedo dura che il Milan riesca a invertire la rotta con Atalanta e Lazio, che sono due avversari che comunque hanno sempre qualcosa da dire. Magari dalla partita con lo Slavia Praga o l'Empoli in campionato, che comunque sto facendo un recupero pazzesco, magari forse riusciamo un po' a inquadrare quello che sarà il Milan di fine stagione. Difficile fare una quadra adesso. Vediamo se Pioli riuscirà a costruire un Milan almeno solido per il finale di stagione, per cercare di arrivare più lontano possibile in Europa League. Se non succede, ragazzi, sti cazzi, la vita va avanti. Prossimo anno inizia un'altra stagione. Questa è la mia preanalisi, questo è Milan-Atalanta. E ci siamo ragazzi, inizia Milan-Atalanta, batte Giroud. Il tocco di Giroud adesso per Adli. Il Milan per ora, il primo minuto è partito bene. Hernandez dentro verso Giroud che calcia addosso a Scalvini. Però il Milan non lo so, cioè sfida veramente poco delle vie centrali. A volte le vie centrali possono essere una ghiottissima occasione. L'abbiamo appena dimostrato che Scalvini era in posizione, se no secondo me questa palla poteva fare molto più male. Purtroppo Milan ha solo un gioco sulle fasce, questo è il problema. Miranchuk raggiunge Teo Hernandez. Leao lo prende subito. Leao. Eccolo anche a punta Holm, salta uno, salta Leao, due, buono. Passa sul tira. Doppio Leao! Gol. Una magia per tornare. No, no, io queste cose non le sopporto. No, io queste cose non le sopporto, ragazzi. Giù 1-0 Milan. È 5 mesi che non fai gol e non devi neanche esultare. È 5 mesi che non fai gol in campionato e stai zitto, prendi la palla e ricominci a giocare. Così ci fai a Tumà. Così non va bene. Cioè, hai fatto anche un bel gol. Hai fatto un bel gol. Ne devi fare ancora tanti. Ma ne devi fare ancora tanti perché io mi ricredo. Ma tanti. Una volta che lo fai è anche
bello. Il primo colpo, stai zitto, stai zitto e gioca. Punto, muto, non voglio sentire scuse. Prima di esultare, parlo di me a questo giro. Voglio vedere la partita vinta. Altrimenti esultare è inutile. Capito? Il Milan è partito bene, mi puzza. Tanto ormai, ragazzi, è così. Il Milan parte male, si perde, parte bene, si perde. Quindi non ci sto neanche a perdere tempo più di tanto dietro a queste scaravanzie. Ormai è così. A Lecce eravamo partiti bene, potevamo essere 3-4-0 fino al primo tempo e non abbiamo vinto. Salerno uguale, Napoli lo stesso. Questi primi 6 minuti di Adli spaventosi. C'è tutt'altro giocatore rispetto a quello visto a Monza. Poi la sconfitta di Monza non è assolutamente targata Adli, nonostante abbia fatto pena. Una settimana dopo torno sull'argomento e dico la mia senza problemi. Adli dentro per Bennacer. Fallo in attacco, ma che palla, ragazzi. La seconda palla nelle linee centrali. È la seconda volta che rischiamo di fare gol. Io quando dico che gioco sulle fasce non è una tattica che funziona sempre, mi date dello scemo. Evidentemente così scemo non sono. In ritmo partita decetelare. Ruggeri si butta dentro, Ederson va a prenderlo, Bennacer. Ederson la palla dentro. Al limite la tiro. Deron colpisce poi Holm. Maignan. Intercettata da Maignan. E De Ketelaere fuori. No, non è calcio d'angolo questo, dai. Justin Bieber, non è calcio d'angolo, dai. Donna ragazzi, che cazzone. Di merda, come sempre a subire per nulla. Poi Leao, il gol è bello, però quante volte ci ha provato? Dal 28 settembre ad adesso. Quando era la partita? 18 settembre, non mi ricordo. Quando fosse Pulisic che però scivola. Pulisic per perde palla, De Ketelaere, palla dentro. Adli ha fatto un miracolo. Gioca corto su De Ketelaere. Traversone basso, colpo di tacco. Colpo di tacco di Deron. Geniale. Ok, Ruggeri, non cazzo ne so chi è il 19 Atalanta, ragazzi. Gin City. Non è riconoscibile così, ragazzi. Certo che certi buchi non andrebbero lasciati, ma dettagli. Comunque ragazzi, non voglio essere il gufo del malaugurio, ma ci siamo abbassati un po' troppo. Adli riapre verso Florenzi, ennesimo cross di prima intenzione, colpo di testa di Loftus-Cheek fuori di 4 metri. Ma se continua così il gol si prende, ragazzi, che sia rigore, punizione, che ormai è più normale prendere gol su rigore che prendere gol normalmente. Fare un pochino d'attenzione, raga. Con Meners sbuca alle spalle di Theo Hernandez che deve inseguire Holm, che c'ha Theo Hernandez. Che recupero ha fatto. È strano non abbia dato rigore. Anche avesse preso la palla e fosse scappato il rigore, non mi sarei meravigliato. Però a parte quello, grandissimo intervento, ragazzi. Qua sei veramente al limite. Qua solo un pazzo come lui lo fa. Calcio d'angolo. Holm. Schiena che di testa. De Ketelaere. Cioè Holm a terra. Si gioca, Holm è rimasto giù. De Ketelaere, calcio d'angolo. Giroud lo invita a rialzare, dai, questa qua, ragazzi, è una sceneggiata, dai. Ragazzi, sì, beh, il contatto c'è, però è qua. Che cazzo si tocca la faccia questo? Danno rigore, danno rigore. Vedendo anche quello che è successo giovedì a Rennes, danno rigore. Qua sei un pagliaccio davvero. Cioè, a parte tutto, cioè sei un pagliaccio. Cioè, io mi chiedo come faccia il calcio a essere VAR. Io mi chiedo il calcio come faccia a essere diventato veramente uno sport così da circo. Cioè, veramente, piuttosto che andare allo stadio, la gente dovrebbe andare al circo. C'è un giallo per Pioli perché... Per liberare... Io Pioli lo odio a morte, però in effetti tutti i torti non li ha. In questo frangente Pioli tutti i torti non li ha. Da rigore, lo so. Un replay, ha guardato. Un replay. Però ha deciso. E ha deciso. Ha deciso. Ragazzi, questo forse è il rigore più veramente. Io avevo detto che sarebbe scappato il rigore, l'avevo detto. Cioè, veramente questo è il rigore più insensato che si potesse concedere addirittura con il VAR. Raga, ma questa è una cosa scandalosa. Molte volte ce l'andiamo a cercare, perché il rigore col Monza, il primo rigore a Rennes, ce le andiamo a cercare. Però, cioè, quando non ce l'andiamo a cercare, ragazzi, cioè, lasciateci in pace un pochino, no? Tanto va a Miners contro Maignan, Maignan che non para un rigore neanche, occupasse tutta la porta. È un Atalanta al 42esimo. Io non c'ho parole. Cioè, questo non è calcio. Questo non è calcio. Cioè, dopo una partita così, che Milan in realtà ha anche giocato bene, è veramente assurdo. Va con Miners contro Maignan.
tiro centrale 1-1 e hai pure il coraggio di esultare. Pensa un po', cioè pensa un po', hai pure il coraggio di esultare dopo che ti hanno dato un rigore così. Cioè è allucinante. Cioè potrei anche metterci mia cugina di 4 anni a calciare rigori contro il Milan, che tanto li calcia centrali e fa gol. No, no, non so cosa dire. Io sono sempre più senza parole e continuo a ripetere che questo non è calcio. Il Milan stava anche giocando bene, ma sai, io non so cosa dirvi. Io veramente, dopo una cosa così, questa partita è da prendere e staccare subito. Magari poi il Milan ne fa 4, non ne fa neanche uno, perde, sti cazzi. Dopo una cosa così, questa partita è da staccare. Hanno dato un giallo a De Ron, strano ragazzi. Oh, oh, attenzione, ha fischiato Orsato qualcosa a favore del Milan. Madonna ragazzi, Pulisic, Florenzi, va al cross, Giroud. Mi dispiace anche perché poi risulto incoerente, no? Perché non parlo mai di arbitri. Il Milan, se questa partita finisce 1-1, deve incolpare il fatto di non aver fatto il secondo gol. Perché se il Milan fa il secondo gol, sarà un parto assurdo. Quindi, tolto quello, ci sono delle cose che sono oggettive e delle cose che sono soggettive. Vogliamo reputare soggettivo il rigore dato all'Atalanta in Coppa Italia, che poteva esserci o non esserci? Va bene, diciamo che era dubbio. Diciamo che il Milan non ha tirato un porta tutto il secondo tempo e quindi giustifichiamo la sconfitta in questo modo. Ma quello di stasera, ragazzi, cioè, è vergognoso. Cioè, io giuro che me l'avessero dato a favore. Lo sapete che sono la persona più giusta che ci possa essere. Ma me l'avessero dato a favore un rigore così, ragazzi. Io veramente mi sarei sentito morire. Io non sono come qualcuno che quando gli rubano contro è il putiferio, ne parlano per decenni. Quando le cose ci vanno a favore, tutti zitti, fegati scoppiati e cose varie. Io sono onesto. Se dessero rigore al Milan inesistente, sono prima ad ammetterlo. Perché se anche il contatto ci fosse, questa è simulazione. E questa è simulazione, punto. È più simulazione che fallo. Venerdì invece che Lazio Milan faccio la reaction di gente che gioca a FIFA. Non è che siamo sullo stesso livello, forse siamo anche sotto qui. Tanto vale fare la reaction a gente che gioca a FIFA. Perché tanto fantacalcio per fantacalcio. Finisce qua il primo tempo e vi finisco di spiegare quello che stavo dicendo, ragazzi. Se il rigore l'avesse dato un arbitro giovane esordiente in Serie A, l'avrebbero rispedito in Serie B. Ovviamente senza considerare il fatto che quando ti vengono rubati dei punti non è che c'è la possibilità di rigiocare la partita o qualcosa. Ormai, anche se ci sono errori arbitrali, i punti sono persi. L'avesse fatto Serra, ma siccome l'ha fatto Orsato, che è pure arbitro internazionale, gliene ne frega un cazzo a nessuno. E detto questo, ci vediamo nel secondo tempo. E si inizia, ragazzi, sto circo continua, batte l'Atalanta. Peccato perché oso anche espormi, io mi prendo sempre responsabilità di tutto ciò che dico. Dopo 130 partite viste dal primo all'ultimo minuto, un po' di esperienza guardando il calcio me la sono anche fatta. Questa nel 2024, nel rapporto difficoltà dell'avversario, partita giocata nel Milan, forse la migliore. Forse per ora, per quanto riguarda almeno il primo tempo, il secondo lo devo ancora vedere, è la miglior partita giocata nel 2024 rapportata alla difficoltà dell'avversario, a quanto è forte l'avversario, capito? È vero, ragazzi, che Empoli, Roma e Ren li abbiamo distrutti, Ren all'andata, però non erano avversari, secondo me, minimamente paragonabili all'Atalanta. E quindi il risultato così, con un rigore purtroppo inventato, fa rodere il culo. Lookman manda a fanculo, un giallo per l'Atalanta per proteste, no, ma dai. Beh, in realtà qua c'è un fallo su Florenzi che l'ha anticipato, dai, su Pulisic, Loftus Cheek, Loftus Cheek. Cioè Pulisic non se lo caga stranamente, Loftus Cheek. Se ti rimporta sono questi, ragazzi, la partita la possiamo anche chiudere qui. Stiamo giocando bene, ma come sempre al tiro ci si arriva mai. Movimento di Loftus Cheek, tiene palla Teo Hernandez, consegna a Rafa Leao. Giro, spalla alla porta, Giro per Giro, Benacer, largo, per Calabria, che va a finire il mancino, la sagoma di Carnesecchi. Ha fatto un bel intervento Carnesecchi. Fa un grandissimo intervento perché aveva preso bella una parata. Bella parata, peccato. Madonna, che culo. La mano con il braccio Carnesecchi. Che culo. Peso del corpo a destra, lascia lì. È una parata. Cioè 5 centimetri più a destra era gol.
Cioè raga, questi non hanno tirato un porto tranne il rigore. Una volta che la difesa lavora, niente, ci si fa. Tanto finirà così sta partita, raga. Gabbia, perché cazzo tiri? Sì, ho provato a chiudere l'azione, però in precedenza. Madonna, da 40 metri. Poi Gabbia, oggi avesse tirato Gerrard. Da più indietro della tre quarti, bello. Passaggio per Adli, si chiude Adli, Leao, la palla dentro. Non è riuscito a indirizzare verso la porta. Sta facendo quello che vuole il portoghese. Primo pugno della serata. Palla al centro, palla nel centro dell'area, completamente da solo. Apre il piattone da manda e rimessa laterale. Perché a sto punto veramente il pareggio ce lo stiamo andando a cercare. Quella palla, tiri un destro al volo, la metti in porta senza cazzi. Perché sono pronti i soliti due, Leao e Hernandez. Leao stavolta sorprende tutti. Andiamo verso Pulisic. Pulisic che stava realizzando un gol capolavoro. Ma è andato a centimetri. Capolavoro, la palla va buttata in porta. Va buttata in porta la palla. Me lo metto al culo il capolavoro. La palla va buttata in porta. Ho detto che va a tirare d'esterno anche te. Che urto. No, forse una delle migliori partite stagionali di Leao. E ha fatto un gol solo e ho detto tanto. Ma a parte quello, la palla va tirata in porta, ragazzi. Non ci sono scuse. Una squadra seria sarebbe 4-1 adesso. Invece no, siamo il Milan. Prima di fare un gol c'era sbagliarne 86. Quando finisce sta partita, che veramente mi sono rotto i coglioni. No, davvero, raga, Lancio Ternale per verso Leao, Leao. Carne secchi, Giroud. E poi la volle di Giroud, salvata sulla linea. Ha fischiato Orsato. Palla gol. Che ha visto Orsato? Cosa ha visto Orsato adesso? Forse ha fischiato. C'ha l'occhio bionico quell'uomo, ragazzi. Ancora una volta. Vede rigori che non ci sono, vede falli che non ci sono, vede cartellini che non ci sono. E ha fischiato una posizione di fuorigioco di Leao nettamente regolare. Va bene, uomo, va bene. Mi arrendo. C'ha l'occhio bionico quell'uomo. Atalanta che vuole andare in Champions League, va a Milano. È un miracolo se è sull'1-1. Non sfrutta la cosa e fa la difesa 5. Capito che squadra veramente. Io ovviamente il giorno che perdete Gasperini. Fate la fine del Napoli. Ma datemi retta. Ancora 5 minuti di sta palla. Due coglioni, raga. Raga, non hanno tirato in porta. Cioè veramente come regalare due punti al nulla, ragazzi. Cioè non riuscite a vincere neanche quando giocate bene. È incredibile. DAZN. Quasi 80 euro al mese, ragazzi. Qualità di merda. Ho visto tutta la partita, ragazzi. Ha una qualità aberrante. Cioè questi hanno pure diritti fino al 2029. Quando vi dico che questo sport non ha più un senso logico, Adli, di testa. Questo è uno dei tanti motivi. Cioè ragazzi, no, non si riesce a vedere la palla. Guarda che piattaforma del cazzo proprio. L'Atalanta avrà l'ultimo pallone della partita. Farà gol, non farà gol, non si sa. Si sa che il Milan ha buttato via altri due punti. Toloite, Hernandez, fai qualcosa. Niente. Poi va giù. Conclusione. Deve salvare il risultato Maignan. C'era fallo di Lookman. Perché Lookman è andato cattivo su questo pallone. C'era fallo di Lookman. Maignan lancia e fischia alla fine. Appunto. Finisce qui. Porta via un partita orrenda. Rigore regalato. Prestazione buona, ma non sufficiente. Perché la palla, ripeto, va tirata in porta. Ragazzi, ve lo dico oggi. Domenica 25 febbraio. A fine partita. Ci vediamo venerdì. Silenzio così capite meglio. Per la disfatta di Roma. Alla prossima.